Ragazzi, come scoprire, trovate il mio canale. Bentornati, signori, nel terzo episodio del Let's Play di Until Dawn Remake. Signori, io non ho idea di come stia andando la serie. Ah, ho dato un occhio, sinceramente, un po' a come era 9 anni fa. E diciamo che non c'è stata tanta differenza fino adesso. Cioè, la storia delle sorelle, tutto... C'era, però questo vi fa capire che davvero sto rivivendo la storia come se quasi fosse la prima volta. Raga, io non mi ricordavo nulla, io non mi ricordo niente di quel gioco. Io non lo so, secondo me ho dei problemi, raga, perché io non mi ricordo nulla. Cioè, ci sono tanti di voi magari che si ricordano tutto, nonostante ci abbiano giocato una volta 9 anni fa. Io non mi ricordo niente. Questo fa sì che viviamo la serie ancora meglio. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento, ragazzi, mi raccomando, se no siete bericchini. 5.000 like, siamo di nuovo qui. Scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Sempre pensare al sesso. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno. Sesso nel capanno! L'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere vero. Ehi, porno divi! Vi servono queste. Porno divi? Pagherei per vedervi. Che schifo. Madonna. Scusate se vi ho buttati fuori così. No problem. Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Andiamo nel capanno. Mi sa che Josh stava flirtando con me. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Cosa? No. È matta! Ma secondo te, zia, ma sei matta? No, tu vai giù, io vado a fare sesso qua, vorrei fare sesso qui. Guarda che c'è il totem. Guarda che c'è il totem! Cambiate inquadratura, boys, ditemi se vi piace. Mi piace più quell'altra, non m'offendo. Era per tornare un po' ai vecchi tempi. Dov'è? Oh oh. Cervi. Totem del pericolo. Abbiamo visto dei cervi. Let's see, boys. Roll to capanno. Sperando che ci sia la giusta temperatura, se no il pipino non funziona, boys. Capirai, mica sarà tutto infogliato questo. Altro che freddo, sti cazzi. Io con lei qua. Eccoci. Ehi, tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Sì, cazzo, ci stavo pensando. Doppiatori livello D-Max. Oh mio Dio, veramente perfetti. Siamo tipo la coppia perfetta. Cavolo, sembri una modella. Tieni il telefono a portata di mano. Magari riesci a farmi il book. Nel capanno. Nel capanno? Okay. Ci sto. Il capanno. Minchia, raga. Cioè, mi sto talmente tanto immedesimando che... Ci sono io. Sto scherzando, non esageriamo. Ho un paio di idee. Non esageriamo. Oh, aspetta. Ma? Proprietà privata tenuta di Washington. Capisco. E fin qui. Ma senti che bella atmosfera. Bella atmosfera. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. Emily è stata una stronza, d'accordo. Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Cazzate. Dobbiamo mantenerci un po', non dobbiamo dare sospetti, visto che comunque sappiamo che c'è una sorta di relazione segreta tra loro due. Vai. Eccolo lì. Il capanno.
Vorrei che tu potessi generare un po' di movimento e mettere in moto quel dannato generatore. Ok, gli urlerò come fai tu con me. Vediamo se funziona. Ma quel tono? Vediamo. Così a caso? Boom! Bel colpo, Mikey. Sì. Basta per scaldarci un po'. Wow, sei un mago? Non mi hai fatto paura. Non mi hai fatto paura, stronzo. Eccolo qui. E mo tocca apri. Voilà. Voilà. Il cancello si apre. Abbiamo già premuto più tasti in The Casting of Frank Stone, raga. Non male, vero? Sì, davvero. È stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi. Birbantelli. Guarda come la telecamera fa lo zoom. Perché a vederti non sembra. Guarda che vendete lo stesso, La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Nastro della polizia. Ah sì. Verana è bella. Pensavo avessero ripulito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ho i brividi. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Grazie. Bisogna guadagnare punti sesso, raga, sennò qua è un casino. Infatti prima l'ho difesa con Emily, adesso bisogna rispettare le loro memorie. Allora questa non... capite il discorso? Bisogna entrare un po' nella mentalità delle donne in questo caso, no? Hai sentito? Ho sentito qualcosa. Sì. Ah, minchia, è un ruggito. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Sai cosa? Okay. Fanculo. Siamo avventurosi. Noi troveremo un'altra strada. Ma sì, con tutto spaccato. Warning, morte. Yes! Cazzo! Ehi, Jessica! Sì, ehi. Sto bene. Porca troia, mi è preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Non lo so. Qui sotto non vedo quasi niente. Alto giù. Ok, vengo io da te, stai ferma. Ghoul, effetto farfalla, cavaliere. Azz. Ehi tesoro, ma... mi aiuteresti a spostare il carrello? Raga, sette arti? Bene. Braccia, gambe, tette e passera? Non ci credo, ma è la vita. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Sporcaccioni. Mi piace il fatto che ridono, poi quando passa la transizione sono tipo bloccati così, fermi, inespressivi. Fa volare, raga, sta roba. Giuro. Allora, oh, porca troia! Oh, santo cielo, stai bene? Sì. Sì, sto bene. Io non, non voglio distrarre, ragazzi. Eccolo il totem. Fanno un po' ridere certe espressioni che fanno e cerco di replicarle. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza?
Posso offrirti un po' di sostegno e sicurezza? Dov'è qua il... Eccolo qua. What? È tutta ignuda, raga. Ah, dopo il sesso. Intanto date un occhio, raga, alle espressioni che faccio, perché le nascondo. Beh, fa troppo ridere, perché col fatto che l'hanno reso più realistico, certi dettagli si notano di più. Vabbè. Comunque ho notato che con questa inquadratura si vede di più la mia stempia, raga. Mi sa che tocca rimetterla... Shamarosh. Sì, per un pelo. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo. Ambushin. Questo posto ha bisogno di un'assistenza. Mappa che mostra i problemi strutturali della maniera segnalati da un ingegnere. Pare che i proprietari fossero al corrente del rischio di crollo. Minchia, non c'è niente che non raffiguri un danger, raga. E noi ci siamo letteralmente in mezzo. Ma che ce ne fu? Noi abbiamo il culo di Chris davanti. Ma Chris lei? Non mi ricordo. Aspetta. Torna indietro, bro. Ah no, c'è un muro. Ma forse un sentiero. Finalmente. Un barlume di speranza. Ok, siamo fuori. Siamo fuori. Non dobbiamo salire di là, cucciola. No, è rotta la scala. Cabin, di qua a destra. Là non c'è niente. No. Nulla. Raga, sono pesanti da muovere sti personaggi, mamma mia. Sono davvero pesantissimi. Questi lupi rassicuranti in sottofondo. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Vedrai la camera da letto. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Avviri tu. Ti farò conoscere ogni angolo. va bene, ora non fare troppo il gradasso. Poi sta già scaldando la manina. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow. Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ma chi? Ok, fammi guardare. Ma dove? Non è che per caso hai bevuto, tesoro. Ci siamo solo noi qui. Forse... No, mi... Mi dà proprio fastidio spaventarmi così. Ho 32 anni, Cristo Dio. È che il suono è forte. Non è che mi fa paura la scena. Mi spavento io perché sono concentrato. Chiunque si spaventerebbe. Anche il più forte dei più forti. Anche l'uccellone degli uccelloni. Boh. La fanno apposta. La cosa che fa più paura in sto gioco sono gli animali. Un cervo. Che bello. Non ho mai visto uno dal vivo. Sì, non mi ricordo. Cattività probabilmente. Aspetta che qualcuno... Attento, scemotto. Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Avevo paura. Dove stavamo andando? Qua c'è un totem fisso.
Ciupata Turk. Mamma mia, raga, ma è morta malissimo. Morta malissimo la brodera. Porca Eva. È cascata giù da... tipo sembrava un coso dell'ascensore. Dobbiamo stare attenti, eh. Alle premonition. A me piacerebbe che si salvassero tutti tranne Emily, la cinese. La mi sta proprio sul cazzo, raga, mica appena posso la impalo. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Eccoci qua. Oh, buh! Sbruffone! Ehi, Mike, hai qualcosa sulla faccia. Boom! Ok, ok. Okay. Se le cose stanno così... Jess? Ma porca puttana, ma l'ho persa di vista un secondo, ragazzi, ma veramente! Minchia di... Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Oh. Non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Magari. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Josh? Josh? What? Ma che cosa è stato? Dai, raga, è la migliore comunque. Questa è la stanza della tipa morta. Tatuatore. Poverina. Minchia, che brutta serata che ha passato. È finita anche male. Anna, Josh e Beth, siete invitati alla festa di Halloween di Sam, 31 ottobre 2013. Costumi fighi obbligatori. Io comunque non ho toccato nulla. Le cose di Anna. Buon Natale. Gli ha regalato Josh questo. Che è sto respiro? Ma è lei? Minchia, pesa 200 kg. È il respiro di uno di 200 kg questo. Accidenti, Anna. È ricotta, eh? Che vuole? Che c'è qui? Proprio non riusciva a togliersi dalla testa Mike. Test di compatibilità. Maggioranza di... Oh no, non funzionerà. Lei è un gran pezzo d'uomo, un toro scatenato. Mentre tu ne stai a casa a fare ricami e a provare per Elisa al pianoforte. Lascia perdere, oppure fai qualcosa di veramente fico. Scappa da casa, fatti un tatuaggio, roba del genere. Qualsiasi cosa che attragga la sua preziosa attenzione. Poi è per amore, no? Allora falle e basta. Quanti si è fatto il tatuaggio della farfalla? Quello là. Di farfalle comunque ce ne sono un sacco in sto gioco, eh. Vabbè, eravamo... siamo fatti una scappatina nella stanzetta di Anna. Abbiamo trovato qualche cosa, qualche indizio. È un totem.
Oh oh. Minchia, quanti ce ne sono, raga? Tantissimi. Eccolo qua. Cazzo! Totem guida. Di lei che scappa dopo la vasca. Cazzo. L'ha detto un po' così, eh. In realtà, sotto Sam, visto il respiro, come ha detto cazzo, c'è uno di 300 kg sotto. Noi crediamo in te. Sì, davvero. Forza, Josh, forza. Va bene, pubblico non pagante. Sapete una cosa? Mi è venuto. Cioè? Ok, sono quasi certo che da qualche parte in casa avevamo una bella tavola spiritica. Oh, la tavola Ouija, raga, ma ricordo. Spiritica. Sì, quelle cose sono finte, dai. Non fanno niente. No, ti sbagli. La usavamo spesso, io e... Ehi, Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Voi, piuttosto, vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola. Dai, sarà come una caccia al tesoro. Ok. Va bene. Grande, non ve ne pentirete. Ti va di fare un giro? Se me lo dici con sta voce, Josh, subito. Aspettami! Non posso correre, un attimo! Niente, mi lascio qua. Ok, questa è molto bella questa casa, raga. Però che manca la luce è un po' una merda. È surreale sta situazione, se ci pensate. Tanto dovrebbe esserci. Ehi, super freddo. Hai visto come sono riuscito ad assegnare a Chris Ash una missione? Ah, credo che un po' di tempo da soli gli farà bene. Sono carini insieme. Sono così carini insieme. Vorrei che si decidessero a darsi una mossa. Secondo me hanno bisogno di qualcosa che li leghi, capisci? Una specie di evento traumatico che li faccia mettere insieme. Altrimenti saranno entrambi due vecchietti prima che Chris si decida a fare la sua mossa. Con i nomi, ragazzi, proprio ho chiamato Chris quella di prima. La tipa. Oh. Sai, Sam... Sì, Josh? Io volevo dirti... Cosa? Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno e che sia tornata tu, Sam. Siamo qui per te. Josh, siamo qui per te. Se ti serve qualcosa, davvero, noi tutti ce la faremo. Insieme. Voglio solo che ci divertiamo, ecco. Okay. Attenta al gradino. Credo di essere in grado di scendere una vecchia scala. Oh, dove vai, Josh? Aspetta. Minchia, Chris, Sam, ti muovi? Sto chiamando Chris, raga, veramente. Sam, ti muovi? Allora, L3, forza, correre. È una sfilata sta a fa. Victoria's Secret. Che roba. Scusami tanto se ti ho portato qui sotto. Oh, portami un po' d'acqua calda, così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui è abbastanza inquietante. Già. Meglio non venirci da soli. Ok. Scusa, poi me la puoi tenere? Cos'era cosa? Fammi luce qui, così vedo cosa faccio. Qui sotto. Non sto respirando. No. Non male. Grazie. Ok,
Ok, andiamo con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il boiler. Sembra complicato. No, in realtà è semplice. Vai. Va bene, tu prova ancora. Come scarica? Calmati. Non è difficile, basta premere il pulsante quando vedi la luce. Ah! Ok, 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 stavolta ce la faccio. Ma dimmelo prima, no? Così sì che va meglio. Bene, batti 5. No. Porco, due l'effetto farfalla così. Ma cos'è? Potrebbe essere un sacco di cose. Tutte spiace. Ehi, falla finita. Sto solo facendo Josh. Ti eri davvero spaventata. Dietro di te. Oddio. Non muoverti. Cosa? Dietro di te. Sì, certo. Insisto. Josh. Dico davvero. C'è qualcosa. Peccato! Va bene, brava. 30. Grazie. Cosa? No, quando hai fatto il primo punto? Si parte da 30, no? No, da 15. Ah. Molto meglio il ping pong. Ok, lo senti anche tu, vero? Josh. Cosa? Il ritmo. Regolare, strano. No, non ci sento nulla di regolare. Dovremmo controllare. Forse meglio controllare. Perché? E se fosse una conduttura che sta per saltare o un problema con la caldaia? Impossibile. Se fosse casa mia, farei di tutto per evitare che scoppi un incendio. Già, giusto. Ok. Andiamo, Josh. Raga, ma quel batti 5 che ho trollato? Ma dai, raga, è nostro amico! Siete cascati. Cosa? Bello. Davvero bello, bello. Ma perché hai fatto una cosa simile? Qua sotto è pieno di attrezzi di scena. Come avrei potuto non sfruttare l'occasione? Dici sul serio? E tu ne eri al corrente? No, però è stato bello. Davvero, roba forte. E va bene. Ammetto che il tuo scherzetto idiota forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo. Non ho detto niente del genere. Ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura, ammettilo. Non è vero. Andiamo, te la sei fatta sotto. Josh. Ma che cavolo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ti prego, dimmi che farai il voto del silenzio. Ok, ok, almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Sapete? No, no, no. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Oh, ma occhio a Josh. È un cospiratore. Ok. La tavola Ouija, raga.
Però forse adesso siamo di nuovo con i due ragazzi fuori. Ma in tutto questo... Ecco, dove sono loro? Pronto, Matt? Vuoi venire con me a prendere la borsa? Sì, arrivo. Mamma mia, raga. Pronto, Matt? Vuoi venire con me a prendere la borsa? No, che picchierei mai una donna, ragazzi! Ma fate venire nervoso! Cioè, pronto, Matt? Ho già tanto che vengo ad aiutarti a prendere la borsa, eh? Se mi scordo io la borsa da palestra in macchina, cosa fai? Vieni con me? Prego, madame. Grazie mille, sir. Ehi, hey, Em. Sì? Chiederti una cosa. Sul serio. Cosa? Però non arrabbiarti, Matt. Pensavo che, sai, in futuro se qualcuno cercherà di farti incazzare, forse potresti semplicemente lasciar perdere. Cosa vorresti dire? Ora è colpa mia? Non è per quello! No. Hai rotto il cazzo! Non volevo dire questo. Sai una cosa? Hai ragione. Devo mantenere la calma quando vengo attaccata da qualche stronza. Mi dai un bel totem dove sta qua muore, ragazzi. Miglia, non vedo l'ora di fare proprio il contrario di quello che serve. Guarda, veramente. Questo si deve dare una svegliata, ragazzi. Un sottone mai visto, eh. Dai, una mossa. Adesso lo faccio svegliare io, basta. Ho rotto le palle. Oh. Ok. Bene. Io non avrei mai reagito così se si accende la luce. Si è accesa una luce, zio. Ehi, stupido, vieni di qua. Basta appartato, vai. Vuoi portarmi in un posto appartato? Perché non vieni a scoprirlo? Oh, finalmente fai un po' la... Minchia, sei un po' un attimo rimessa in sesto. Si dà la risposta del cazzo, giuro. Dimmi. Sì? Grazie per avermi aiutata a trovare la borsa. So che a volte sono davvero pesante. Nessun problema, piccola. Però ricordati che non sono soltanto una splendida e robusta macchina porta. Bravo! Vuoi provarlo? Sempre. Sempre. Bravo, Matt, sono fiero di te. Aspetta, che intendi dire? Tipo, sempre pronto. Cioè, una cosa sexy. Insomma. Eccoci. Poi noi sappiamo che lei lo tradisce, ma lui no. Quindi dobbiamo far finta di non saperlo, anche se è difficile. Io mi baso su come si relaziona con me. E questa è stata la prima cosa carina che ha detto da quando abbiamo iniziato il gioco. Un grazie. Ah, bello. Ah, oh, che bello essere qui stasera. Wow. Già. Ed è bello essere qui con te, Mister Muscolo. Ah, non sono tutto muscoli. Ho anche un po' di cervello. Il tuo cervello basta a trovarmi attraente. Passiamo ai muscoli. L'hai mai fatto fuori? Fuori da cosa? Dalla mia auto. La tua auto? È grande. Qui non è abbastanza grande? Sai una cosa? Cerchiamo un punto migliore. Questo punto comincia per G? Ci sono un sacco di posti qui attorno. Ho
già sistemato questo per noi. Da gentiluomo. Dai, guardiamoci attorno. Oh, guarda qua. Ehi. Ma che cavolo, eh? Non essere geloso. Perché mi hai portato qui? Mi sento un idiota. Non fare così. Io sono qui con te adesso. L'idiota è Mike. Ok, forse idiota non è la parola giusta. E qual è? Fortunato. Così va meglio. Che sottone. Che sottone, raga. Cosa c'è di così importante nella borsa? Sono le mie mutandine. Quelle di pizzo. A chi serve la biancheria? Beh, a cosa ci servono? Non vuoi vedermi mentre le indosso? Tanto te le strapperò di dosso. Forse voglio che tu le veda. La cosa mi metterà di buon umore. Andiamo a prenderle. Lei qua è odiosa. Mica faccio un urlo, raga, come se facesse gol l'Italia in finale contro la Francia al 90esimo 1-0. Quando morirà lei qua? Però non voglio vedere che casca, cioè proprio... Che è questo affare? Infilaci la mano. No, non ci... Dai, falla entrare lì. Merda! Emma! Oh, brava. Divertente. Chi l'avrebbe mai detto? Sono io. Quello facile. No, oh, andiamo. Cos'è stato? Oh, non lo so. Questo invece... Non mi piace. Raga, giuro che ogni volta che lei qua parla mi viene nervoso. Non mi piace. Cioè, proprio hanno fatto la raffigurazione perfetta di una donna rompicazzo. Fanno il nervoso. Ecco qui, madame. Grazie. Oh, il saluto, grazie. Davvero notevole. Qua c'è un totem, boys. Il totem dove mi fa vedere come uccidere Emily. No, in realtà non c'è il totem. Però c'è. Non c'è. Strano. Ok. Ha fatto tutta sta strada, poi era aperto, impazzivo. Dai, mamma mia che fatica. Oh, forza, galoppare. Dai. Ah, è un'esca per animali. Ehi. Che diavolo? Qualcuno ha fatto un pupazzo. Quello non c'era prima. È un messaggio. Wow. Welcome back. Bentornati. Messaggio sulla tasta Northern Province. Ah, il penitenziario. Sarà stato Chris o Josh. Ci prendono in giro. Non è divertente, ragazzi. Non mi piace. Neanche a me. Oh! Matt! Cosa cazzo succede? Ma che diavolo è stato? Sai, non me ne frega più niente delle mie mutande. Voglio solo andarmene da qui. Concordo. Veramente. Salve, avvocato, psicologo. Mi piacerebbe comprendere i tuoi sentimenti verso la gente che teme il fallimento e il giudizio degli altri. Condividi questa paura?
Davvero? Perché non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Che ho fatto? E ora indaghiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Dal momento che sei leale, sei anche onesto. Quindi mentiresti per essere fedele a un amico, ok? E cosa mi dici della lealtà verso la carità? Ti prenderesti più cura dei tuoi amici che di coloro che ne hanno bisogno? Sì. Ah, ancora una volta temo che il tempo sia finito. Ne riparleremo presto. Qual è un problema? Qual è un problema? Capitolo 3. Spiriti! 8 ore all'alba, signori! Questo episodio finisce qua. Si sono aperte varie cose. Oggi è domenica. Oggi è le 18. Quarto episodio, ragazzi. 2 episodi al giorno, ragazzi. Qua siamo fuori di melone. 2 episodi al giorno. Io vi saluto, ragazzi, signori. Qui da Gabbo di Square, da Until Dawn Remake e tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa avreste risposto all'analista. Cosa commenterete quando morirà Emilia effettivamente. Perché così mi sono fatto così nervoso. Vi saluto, ragazzi, signori. Un abbraccione. Buona domenica a tutti. A questa sera alle 18. Ciao.